Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation. Io sono Ringardian e oggi parliamo di Red, film Pixar del 2022. Questo film mi è piaciuto molto per vari motivi, in primis l'estetica e l'animazione. Quelli della Pixar sanno fare sempre egregiamente il proprio lavoro e anche stavolta non hanno sbagliato nulla. Il film ha un'estetica pazzesca, con questi colori caldi e saturi. Una cosa che ho molto apprezzato è che Mei e le sue amiche sono delle ragazzine di 13 anni comuni, quindi la Pixar non le rende delle fotomodelle con gambe lunghe e sinuose. Questo aiuta molto nell'immedesimazione, perché sono molto più simili a noi rispetto a molti altri protagonisti bellissimi e perfetti. Con questo non voglio dire che Mei e le sue amiche sono brutte, ma hanno una bellezza più comune. Sono come la maggior parte delle adolescenti. Un'altra cosa che ho molto apprezzato è la presenza del folklore orientale, in questo caso preciso quello cinese. Mei e la sua famiglia abitano a Toronto, ma sono di origini cinesi e portano avanti la tradizione della loro cultura. Red è un ottimo film di formazione, in cui la protagonista, con la quale è estremamente facile empatizzare, si ribella alla madre opprimente per liberare se stessa. Ho molto apprezzato anche il fatto che Red non si è ambientato ai giorni nostri, ma un po' più indietro, precisamente nel 2002, il che mi fa sentire terribilmente vecchia e mi procura un grande effetto nostalgia. Questa scelta l'apprezzo molto, anche perché ambientare sempre i film nel presente ha un po' stufato come cosa. Decidere di ambientare il film in altri anni per me funziona, anche perché dimostra che le cose in realtà non è che siano molto cambiate. Le ragazzine della generazione di Mei, io compresa, sono esattamente come le ragazzine di oggi, con gli ormoni a palla e stracotte di qualche boy band. Mi sono rivista in Mei e le sue amiche quando sono al concerto dei loro idoli. Io e la mia migliore amica eravamo uguali. Ma sebbene lo reputi un buon film, non lo considero uno dei migliori della Pixar. Questo perché purtroppo è qualcosa di già visto. Ultimamente la Disney e la Pixar stanno sfornando film fatti con lo stampino. Abbiamo già visto un protagonista che si ribella ai voleri della famiglia già in Coco e in Encanto. Eppure in questi film l'antagonista è un membro della famiglia austero. Nel caso dei due film prima citati erano le due matriarche, in questo caso è la madre. Ma in tutti questi film il vero cattivo è la situazione, senza contare che la Pixar aveva già fatto un film sul rapporto madre-figlia, in modo molto simile a Red, e cioè Ribelle. Questa scelta di non mettere più un villain nei classici Disney e nei film Pixar, io non la provo per niente e sinceramente manco la capisco. Sta limitando troppo la scrittura dei nuovi film, che sono tutti belli, stiamo comunque parlando di prodotti ben fatti, ma potrebbero esserlo molto di più se avessero un'identità più forte, invece di assomigliarsi tutti tra di loro. Comunque, al di là di questo, Red è un film molto dolce, che insegna a non reprimere la nostra parte più animalesca, ma di conviverci. Spiega che il conflitto generazionale c'è sempre stato e che ci sarà per sempre, ma che con la comprensione, l'amore e il perdono si può superare. E che gli amici, quelli veri, possono essere davvero una seconda famiglia, e quello di cui tu hai più bisogno. Ora lascio la parola a voi, avete visto Red? Vi è piaciuto oppure lo considerate un'altra copia di Coco, Incanto, eccetera eccetera? Se volete un approfondimento su questo film, ditemelo, che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di iscrivervi a Wikos su tutti i social e di venirmi a trovare sul mio canale Ringardian per altri contenuti di cinema, serie TV e anime. E noi ci vediamo alla prossima!